piace sottolineare la conoscenza che ho avuto il piacere naturalmente di conoscere un grande musicista. Praticamente devo parlare di Rippino Rucker, il quale era un musicista notevole e io ho avuto il piacere di conoscerlo qui a Roma perché sono subentrato dalla Puglia, sono venuto in Roma e ho fatto i miei studi, finito i miei studi a Roma e quindi poi ho cominciato la professione. Nell'ambito della professione ho conosciuto questo famoso chitarrista che già ne sentivo parlare ed è stato per me un momento veramente importante e commovente perché devo dire che ho avuto il piacere di suonare con questo personaggio che era già noto nell'ambiente romano, per cui è stato un piacere poter lavorare, collaborare con lui ed è stato anche poi un conoscersi meglio dal punto di vista anche umano, perché avevamo la comunità della provincia nostra pugliese, per cui tutti i lavori che si facevano, prima di cominciare il lavoro ci si dava un saluto alla pugliese e poi si faceva questo commento musicale. E questo personaggio era notissimo in Roma, richiestissimo da tutti i musicisti che allora erano importanti, tipo non so, Morricone, Rota, Savin, e tanti altri che adesso mi sfugge. In ogni caso, questo elemento era, diciamo, la base di tutta l'orchestra, perché improvvisava, oppure al momento leggeva, immediatamente realizzava, quindi non faceva perdere tempo alle produzioni, per cui era un elemento ambito da qualunque maestro e qualunque composizione si facesse. Ha fatto tanto, ma tutte le produzioni delle quali ho fatto parte, lui era prima chitarra, per cui era solista in effetti, nell'ambito solistico e musicale. Per cui devo dire che per me è commovente ricordarlo e è un onore ricordarlo soprattutto. Praticamente io ho fatto la professione con questo collega, benemerito, diciamo, e naturalmente era un piacere per me poter averlo nell'orchestra perché poi c'è stato un momento che io ho svolto la funzione di collocatore per quanto riguarda l'Unione Musicisti di Roma, per cui Pino Rucker era sempre il richiesto da tutti i maestri, anche se avevamo il famoso Mario Ganci, avevamo Baroncini, avevamo Bruno Battisti D'Amario, successivamente è venuto Chimienti da Taranto, altro paesano mio. E insomma, io facevo parte dell'Unione Musicisti di Roma anche come esecutore perché sono stato violista di questo gruppo, di questa orchestra, a parte la RAI e altri lavori di quali io ho fatto parte. Comunque, Pino Rucker emergeva su tutti perché per la qualità del suono, per l'intonazione, per l'insieme perfetto, anche senza aver mai provato nulla. Lui leggeva in modo spaventoso tutti gli spartiti che gli si mettevano davanti, quindi non si perdeva tempo e realizzava nel modo migliore che si potesse. A mia memoria, diciamo che con il maestro Rucker abbiamo lavorato tantissimo insieme, ma tanto. E praticamente io, a parte il fare l'esecutore come violista in questa orchestra, ero anche responsabile nel chiamare gli elementi che i maestri naturalmente chiedevano. Allora mi ricordo che era assolutamente richiesto in modo particolare
il maestro Pino Rucker dal maestro Morricone perché era il suo preferito come esecutore con la chitarra elettrica, come possiamo dire anche Bruno Battisti Mario con la classica. A un certo punto abbiamo fatto tanti di quei film che è difficile ricordarseli tutti, ma in mente mi ricordo intorno al 62 abbiamo fatto il film I Motorizzati. Poi c'è stata la solita trilogia del dollaro che ha avuto un grossissimo successo, dove Pino era sempre preminente come chitarra elettrica solistica. Poi c'è stato l'avvento del C'era una volta il West, dove appunto Pino ha usato il distorsore che dava un input nell'esecuzione molto, molto particolare, insomma è veramente d'effetto, quindi un bel intervento. Ricordo tra gli altri il famoso film L'uccello dalle piume di cristallo, un film che aveva un tema abbastanza dolce, veramente melodico, insomma. Poi La classe operaia va in paradiso, tra l'altro l'altro film Un'indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove il Pino Rucker ha fatto con la chitarra dei suoni particolari che all'epoca si chiamava wah-wah, come per esempio nel film di cui ho parlato prima, C'era una volta il West, dava questo senso di strano, di suono col distorsore. Invece in questo caso la wah-wah la usava
dare un senso ironico alla trama del film, insomma, nella musica, insomma, metteva questa novità per cui effettivamente emergeva su tutti gli elementi questa bravura, questa sensibilità, questo modo nuovo di concepire la colonna sonora con il suo strumento. Nel film La classe operaia va in paradiso, il maestro Rucker usava, come nel film C'era una volta il West, l'ho detto precedentemente, usava il distorsore e creava un effetto incredibile, perché nuovo almeno agli orecchie di noi musicisti, perché creava un pathos. Dava un'idea veramente interessante, creava atmosfera, in parole povere. Oh, tra questi film, Metti una sera a cena, io me lo ricordo in modo particolare, perché addirittura ricordo il luogo dove abbiamo registrato, era la Fonoroma, e questo film è molto bello, ha avuto un successo notevole. Naturalmente prese parte Edda dell'Orso come cantante del tema, e Pino Rucker praticamente suonava la parte melodica a bossa nova. Tra questi film menzionati precedentemente mi ricordo Okay Connery, era un film sempre di musica del maestro Morricone, e Pino Rucker aveva una parte preminente come chitarra solista, e mi ricordo che fu realizzato nella sala International Recording. Come del resto gli altri film noi li facevamo alla RCA, alla Fonoroma e all'Ortofonic. Successivamente, a partire dagli anni credo 70, siamo andati avanti con tutti questi film che si eseguivano in queste sale che a Roma è piena naturalmente. Pino Rucker praticamente era sempre presente con questi suoi interventi perché era, ripeto, ho già detto, richiesto in particolare dal maestro Morricone e da altri maestri, naturalmente, perché era un elemento indispensabile e che dava lustro alla colonna sonora, dava gli effetti di cui si è detto prima, col distorsore, con la chitarra wah-wah, e così via. Quindi Pino è rimasto nella mente mia come amico e come grande esecutore, grande artista. Dunque, allora, il maestro Pino Rucker era richiesto, già lo accennavo precedentemente, e quindi era chiamato da tutti questi maestri, mi ricordo Ortolani, Bacalov, De Masi, ma tanti altri. In ogni caso, mi ricordo che con Ortolani fu fatto il film I giorni dell'ira, che fu un film molto importante dove Pino aveva una parte preminente come chitarrista. Poi Bagalov ha fatto Django e il prezzo del potere, dove ha inserito il distorsore in questi pezzi, perché tutta roba da film di western. Poi Arizona Colt, Oklahoma, John era di De Masi, Franco De Masi mi ricordo. Era un film che abbiamo fatto, credo, se ricordo bene, alla RCA, sì. E Pino Rucker era prediletto per questi maestri, in quanto era specializzato nel genere della chitarra solistica elettrica.
nasco artisticamente nel 1964 con I Cantori Moderni di Alessandroni e quindi abbiamo registrato come corista diverse colonne sonore di musica da film. Ho fatto in contemporanea anche l'attore, ho partecipato ai due, ultimi due festival di Napoli e ho registrato in tutto 36 colonne sonore di musica da film. Nel 1966 inizio a cantare le colonne sonore da solista nel film Arizona Colt e in quell'occasione ebbi modo di conoscere il maestro Pino Ruger, che ha suonato la chitarra elettrica solista. I film da solista che io ho iniziato a cantare, western, con il maestro Francesco De Masi, nei quali film, che adesso li elencherò perché non li ricordo, li devo leggere, il maestro Pino Ruger era solista con la chitarra elettrica in tutti questi film che vi nominerò. Troppo per vivere, poco per morire, Sette Winchester per un massacro, E venne il tempo di uccidere, Il momento di uccidere e Quanto costa morire. Il maestro Pino Ruger, ho avuto il piacere di conoscere, un eccellente maestro, ha suonato nella trilogia dei western di Sergio Leone e Pino Ruger fu solista con la chitarra elettrica. Quindi di lui ho un eccellente ricordo come uomo, come musicista e come essere umano. Vi ringrazio. And when they seven gunmen will just be seven shadows, when seven that man looks for trouble, trouble will come.
io come musicista mi trasferì a Roma negli anni 60 e allora il punto di arrivo per noi che eravamo giovani era di entrare dentro in un circolo che era rimasto chiuso, questo circolo, e era solo per alcuni musicisti molto molto bravi. E lì ebbi la fortuna di incontrare un nome famoso allora, che era il chitarrista Pino Rucker. Era lui che inventò poi molti modi di suonare usando tecniche che allora non erano mai state usate. Con Pino Rucker noi facemmo molte trasmissioni radiofoniche con cui delle quali c'era tutto da rifare, Campo dei Fiori, Sorella Radio, e i maestri erano Franco Riva e Armando del Cupola, che si intercalavano ogni tanto a fare queste trasmissioni. Tra le tante colonne sonore incise con Pino Rucker c'era Giulietta degli Spiriti, Amarcord, La moglie del prete e Criminal. Nel 72 io e Pino Rucker incidemmo un film, le musiche di un film di Fiorenzo Carpi, che era Le avventure di Pinocchio, e ottenne un successo enorme perché usò il wah-wah. Pino Rucker era un grande maestro e mi ricordo che c'era una volta il West in quel film, fu grande, e i suoi momenti che suonò rimasero memorabili. Pino Rucker era un maestro col distorsore e nel film C'era una volta il West fece uno dei più grandi assoli che i chitarristi avessero mai fatto.
Dunque, Pino Rucker era specialista in effetti, effetti con la chitarra che allora non si conoscevano ancora. Lui fu uno dei primi. Mi ricordo che molti musicisti, molti chitarristi tentarono di imitarlo, ma senza alcun successo per i primi giorni. Poi dopo, pian piano, riuscivano a copiarlo, ma lui era il primo che tirò fuori questo sistema. Ho lavorato in molti film dopo con Pino Rucker. Quello che posso dire di lui è che era un grande professionista, oltre ad essere un bravo chitarrista, perché era bravo, era una persona studiosa, era una persona seria, era un professionista seria. Ce n'erano molti professionisti, ma che mi ha colpito è stato lui. Tutto composto, doveva essere tutto logico, tutto bello. E infatti lui per me è rimasto un grande musicista, un grande chitarrista. Pino Rucker per me è stato un maestro, perché io suonavo anch'io la chitarra, pur essendo contrabbassista, però non ero un chitarrista all'altezza di Rucker o di altri che erano chitarristi veri. Però il mio amore per la chitarra è stato, diciamo, il mio primo amore, perché allora io volevo studiare chitarra al conservatorio, ma quando ero ragazzo io non c'era ancora la cattedra di chitarra, quindi ho dovuto optare per il contrabbasso e così sono diventato contrabbassista, però la chitarra è rimasta sempre nel mio cuore. Allora, tornando alle qualità del maestro Rucker, io dico maestro, ma eravamo talmente amici che ci davamo del tu in maniera esplicita. La sonorità della chitarra elettrica che aveva Pino Rucker era interessantissima, che in quel periodo nessun chitarrista aveva. Tant'è vero che tutti i maestri che lo chiamavano sapevano di queste sue possibilità sonore e quindi lo impiegavano in maniera adatta per quello che era la scena di quel film, come i grandi maestri, per esempio il Profumo di Donna di Armando Trovajoli, il maestro Armando Trovajoli, e altri, c'era Piero Midiani, ne posso citare tantissimi maestri che erano tutti a quel periodo, diciamo, sulla scena della colonna sonora dei film, quindi i musicisti erano più o meno quelli che loro conoscevano e che potevano interpretare in maniera perfetta e davano un senso alla scena come sonorità e come maniera di suonare. Quello che avete ascoltato in questo momento è uno dei temi più importanti della colonna sonora di Nino Rota suonata da Pino Rucker. Quella che avete ascoltato in questo momento è una delle colonne sonore incise da Rucker con il maestro Nino Rota per Giulietta degli Spiriti, come Otto e Mezzo, La Dolce Vita, Amarcord e altri. Ricordate il motivo della trasmissione I Pacchi con Max Giusti? Questo è Pino Rucker.
Adesso chiudiamo con una carrellata di motivi western suonati sempre da Pino Ruger, che oltre alla trilogia del dollaro di Sergio Leone e Morricone ha suonato anche con tanti altri maestri tipo Ortolani, Bagalov, Giombini, De Masi e tanti altri ancora. Sugar gold.